Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti su Prophecy Tech. Dopo tanto tempo che non lo faccio con un po' più di calma, oggi torno a parlare come si deve di PC gaming economico. Non sarà il classico contenuto dedicato ad una configurazione PC, ma è un po' più complesso, mi soffermerò parecchio pure sulle schede video e vediamo come le soluzioni per realizzare oggi un PC che ci permetta di giocare bene a tutto in Full HD senza spendere, insomma, spendendo relativamente poco ci sono assolutamente, ma dobbiamo parlare anche del fatto che, almeno secondo me, la situazione attuale potrebbe essere migliore di quella che è allo stato attuale. Tutto questo dopo il messaggio dello sponsor che vi può tornare utile se non sapete dove acquistare la key per il sistema operativo, visto che parliamo pur sempre di configurazioni PC. Il video, ragazzi, è sponsorizzato da Hookies, sito che vi mette a disposizione chiavi di Windows, come ad esempio Windows 10 Pro, che grazie al codice sconto del 25% PYT pagate circa 15 euro e che peraltro, come vi ricordo sempre, potete aggiornare gratuitamente a Windows 11, oppure potete prendere direttamente quest'ultimo sempre con lo stesso coupon a circa 20 euro. Effettuare l'acquisto è semplicissimo, aggiungete il prodotto al carrello, applicate il coupon, scegliete uno dei metodi di pagamento disponibili, tra i quali c'è anche PayPal, e dopo qualche istante vi ritroverete la vostra chiave nella sezione I miei acquisti. Ovviamente potete attivare la licenza direttamente in fase di installazione di Windows oppure farlo anche dopo, basta infatti scrivere attivazione nella barra di ricerca, andare su cambia codice product key e digitare la chiave che avete comprato. Trovate tutto quanto giù in descrizione. Prima di iniziare, due cose. Io sono uno di quelli che non ve lo ricorda spesso, ma se pensate che questi contenuti vi piacciono, vi possano tornare utili, iscrivetevi al canale così da non perdervi i prossimi e magari venite a fare un salto anche sul nostro canale Telegram Prophecy Tech Offerte, presente come sempre giù in descrizione, perché a proposito di build, di configurazioni PC, è uno strumento che vi permette di risparmiare un po' di soldini o con gli stessi di prendere componenti migliori rispetto a quelli che avevate messo nel mirino. L'ho già detto ultimamente, sono molto soddisfatto di come ci stiamo muovendo su Telegram, siamo molto attivi, quando ci sono più occasioni interessanti magari vi proponiamo una configurazione PC e poi c'è il gruppo, avete un dubbio, una domanda, ragazzi, potete venire lì a contattarci e vi rispondiamo molto volentieri, a volte anche io stesso e pure del gruppo, trovate ovviamente il link qui sotto. Partiamo subito con il ribadire che purtroppo per realizzare sistemi economici ci muoviamo nel range di prezzo che va dai 700 fino ad arrivare agli 800 euro, diciamo, ancora bisogna per forza di cose rivolgersi a processori non di ultima generazione. Arriverà il giorno in cui build del genere potremo realizzarle, per dire, con AMD M5, con un Ryzen 5 7600 o un Ryzen 5 7500F, ma per ora direi che resta complicato da fare, quindi tocca andare su AMD AM4 o Intel con il solito i5 12400F e una B760. L'Intel Core i5 12400F negli ultimi mesi è calato di prezzo, scendendo a 130-140 euro, questo quantomeno in riferimento alla versione Tray, ma quella box costa poco di più, la versione 3 è quella senza dissipatore incluso, ma tanto lo sappiamo che il dissipatore stock di Intel non è sto granché, quindi ne facciamo volentieri a meno e anche il Ryzen 5 5600 lo si trova più o meno a quelle cifre, anzi nell'esatto momento in cui registro il video un po' a meno perché lo vedo a 125-126 euro venduto e spedito da Amazon. Per quanto riguarda le schede madri, anche qui con AMD riusciamo a risparmiare qualcosina, ad esempio la B550M di S3H di Gigabyte costa leggermente meno rispetto alla B760M, sempre di S3H, ma va detto che quest'ultima è una board un po' più moderna, infatti ha la 2.5 Gigabit LAN, cosa che non ha la B550 di S3H, alla gigabit normale, e poi ha entrambi i due slot M.2 PCI Express 4.0, mentre la B550 ha solo il primo dei due, senza dissipatore tra l'altro. Quindi se sul secondo un domani installate un SSD NVMe Gen 4, non riuscite a sfruttarlo al massimo. Ci va ovviamente, ma le prestazioni saranno castrate. Quindi con Intel spendete un po' di più, ma avete questi
vantaggi. Poi quanto possano essere importanti o meno, questo lo valutate voi. Aggiungo anche che mi tengo più volentieri il dissipatore stock di AMD, il Brave Stealth con il Ryzen 5 5600, rispetto al DC stock di Intel, laddove è chiaro prendete la versione che lo include. Quindi c'è anche quest'altro, quest'ulteriore aspetto da considerare. Ad ogni modo, se acquistate un buon dissipatore d'aria da 20 euro, e oggi ce ne sono quanti ne volete, grazie Thermalright, non è che li state buttando quei soldi, li spendete su un componente che, oltre ad essere nettamente migliore di qualsiasi soluzione stock, potete poi sempre riutilizzare in futuro, anche perché i dissipatori d'aria sono praticamente eterni. Però, come già detto tante altre volte, nel complesso con AMD si può spendere un pochino meno. E vi ricordo che dal punto di vista prestazionale non ci sono differenze. In gaming i 5 12400F e Ryzen 5 5600 offrono più o meno le stesse prestazioni. Cosa importante, ma lo sapete, queste piattaforme ormai hanno possibilità di upgrade, di aggiornamento limitate. O meglio, ci sono processori più veloci che vi permetterebbero di fare un bel salto prestazionale, ma sono già tutti sul mercato e non so se tra qualche anno avrà ancora senso prendere uno di questi o cambiare direttamente tutto il blocco. Probabilmente la seconda delle due, salvo ovvio super occasioni del caso. Non mi soffermo sugli altri componenti, tanto ovviamente li trovate in descrizione. Ad ogni modo, in entrambi i casi 16 GB di RAM DDR4, un alimentatore buono ma che non costi troppo, e di opzioni ce ne sono, e il solito SSD NVMe da 1 TB, pure qui cercando di contenere i costi, cosa oggi affatto non semplicissima. Aggiungo solo che il case è il Kolink Observatory HF Mesh, che avete già intravisto qualche volta sul canale, è tornato disponibile in questi giorni su Amazon a 64 euro, venduto da Next, e ci sta per build di questo tipo, è molto carino, non vi aspettate chissà quale qualità costruttiva, ma l'airflow è buono, il frontale è interamente in mesh e monta la bellezza di 6 ventole di serie RGB, di cui le tre davanti sono da 140 mm. Vengono alimentate direttamente da cavo SATA, quindi non potete regolarne la rotazione, ma non sono rumorose, sono diciamo settate bene. Mentre per quel che riguarda l'illuminazione c'è il controller integrato col solito pulsante per cambiare effetti, oppure volendo potete collegarle alla scheda madre per gestire tutto via software. Ok, parliamo un po' di schede video adesso e del perché rendono la questione PC gaming budget economico complicata, spinosa. Le schede video da infilare in questo PC per giocare bene in Full HD ci sono. Non è questo il problema. Il punto è che non c'è stato chissà quale rinnovamento o passo in avanti sostanziale rispetto a quanto c'era, per dire, un anno fa. Infatti questo è il motivo per cui negli ultimi mesi non sono stato così stimolato nel proporvi PC gaming di fascia bassa. Arrivati a questo punto, francamente mi sarei aspettato, ma come me penso tanti, di vedere anche su Amazon ad esempio una Radeon RX 7600 facilmente reperibile a 250 euro, ma anche meno a dire il vero, così come una RTX 4060 stabilmente sotto i 300 euro. Invece i prezzi sono diversi, risultano ancora parecchio alti, per quello che valgono le schede in sé, ovvio. Le RX 7600 stanno a circa 290 euro e se io penso che fino all'anno scorso si trovava a 330-340 euro la RX 6700 XT, scheda più veloce, di un 20% abbondante e con più memoria video, e che in quella fascia di prezzo adesso viene rimpiazzata dalla RX 7600 XT, GPU a sua volta comunque più lenta, capite perché non ho tutto questo slancio nel proporvi PC del genere. Comunque, detto ciò, se l'obiettivo è quello di giocare bene in Full HD spendendo poco, le opzioni sono la Radeon RX 6650 XT, che è destinata nel breve, prima o poi, a sparire dal mercato, tant'è vero che l'unica acquistabile ad un prezzo sensato in questo momento è la XFX di NRInfo a 250 euro
più spedizione, 260 in pratica, oppure dovete spendere di più per andare sulla appunto RX 7600 o sulla RTX 4060 per quanto riguarda Nvidia. La RX 7600 è un po' più veloce della RX 6650 XT, di media dai miei test di un 8% circa, ma non è una differenza più o meno costante, tipo più 6, più 8, più 10%, ma bensì in sostanza ci sono dei giochi dove vanno praticamente uguale e altri dove invece la 7600 va abbastanza più forte. Quelli che vedete sono i risultati di test effettuati in risoluzione Full HD con questo PC e le due schede su ben 20 giochi. Ho usato nello specifico il 12400F, ma vi ho già detto che con il Ryzen 5 5600 non sarebbe cambiato nulla, e potete notare come appunto in buona parte di questi le schede performino sostanzialmente allo stesso modo, c'è uno scarto che va dallo 0 al 5%, ma ce ne sono altri dove invece la 7600 stacca la 6650 XT di un bel po'. Su Alan Wake 2, Starfield, Robocop, Cyberpunk va parecchio meglio, arrivando ad essere anche oltre il 20% più veloce. Dal mio punto di vista, considerando anche che supporta l'encoding AV1, che magari vi può tornare utile, la 7600 vale 20-30 euro in più della RX 6650 XT, cioè non mi farei problemi a spendere 20-30 euro in più per prendere la 7600. Il problema me lo faccio quando poi penso che ne sto spendendo comunque quasi 300 per una RX 7600, cosa che oggi mi fa storcere parecchio il naso, perché ripeto, arrivati a questo punto il prezzo doveva essere un altro. Poi, come detto, c'è la Nvidia GeForce RTX 4060, che in rasterizzazione va in sostanza come la RX 7600, in media, è chiaro, c'è il gioco dove una può andare anche molto meglio dell'altra, ma se facciamo una media si equivalgono. Però la 4060 poi ha dalla sua, come sapete, tutti i pro delle schede Nvidia, che in questa fascia di prezzo per schede di livello modesto indubbiamente si fanno sentire meno, assumono un peso minore, però ci sono lo stesso. Non mi riferisco tanto alle prestazioni in ray tracing, perché sì, la 4060 va decisamente meglio in ray tracing della 7600, ma anche lei non è una scheda dai da ray tracing, e non credo onestamente che il ray tracing sia di primario interesse per chi realizza PC come questo. Onestamente pure per me, ragazzi, ha senso parlarne con configurazioni di ben altro livello rispetto a questa. Faccio riferimento più che altro alla questione upscaling, perché se è vero che da un lato, e l'ho sempre detto anche io, tutte le tecnologie di upscaling rendono molto meglio ad alte risoluzioni, è altrettanto vero però che proprio per lo stesso motivo ad una risoluzione come il 1080p, dove le mettiamo decisamente più a dura prova, escono fuori ancora maggiormente le differenze a livello di resa, parlando di qualità dell'immagine, tra l'una e l'altra. Francamente, in Full HD l'FSR il più delle volte lascia alquanto a desiderare, raramente lo utilizzerei in 1080p, mentre il DLSS Super Resolution, specie laddove è ben implementato, può tornare utile anche a questa risoluzione. Quindi con Nvidia avete la possibilità di aumentare le prestazioni, a meno che non siate CPU limited, è chiaro, con un compromesso a livello di qualità dell'immagine senza dubbio minore rispetto a quello che in genere avete con l'FSR. Magari con l'FSR 3.1, che è stato annunciato da poco, e le cose potranno cambiare, ma oggi questo è. E anche la frame generation, che non è la tecnologia definitiva, non serve ad una mazza quando si parla di sparatutto, no, ribadiamolo, multiplayer, ribadiamolo ancora, non si sa mai, ma può essere d'aiuto se usata nelle giuste condizioni, è un altro fattore da considerare per il momento pure qui a favore di Nvidia. L'FSR 3 frame generation inizia ad arrivare su qualche titolo in più, finalmente, ma con un po' di problemi, non funziona sempre come dovrebbe, direi spesso anzi. L'ho provato ad esempio su The Last of Us e quando l'ho attivato, ragazzi, il gioco non è affatto fluido come ti aspetteresti. Stessa cosa su Robocop, ed è evidente la cosa, mentre su Starfield mi sembra di essere tornato alla prima implementazione di Immortals of Aveum, dove per poterlo sfruttare era necessario abilitare il V-Sync con il framerate stabile alla frequenza
di aggiornamento del monitor. Dalle prove che ho fatto mi sembra proprio di capire che funzioni esattamente così. Oh, eravamo tutti contenti quando è uscito Avatar perché abbiamo detto: ah, l'FSR 3 qui funziona, figata, adesso in tutti i giochi sarà così. Presumibilmente no, manco per sogno. Poi viene inserito in altri giochi e boh, non funziona. Ad oggi in quei titoli lì che ho citato è inutile o poco utile o difficile da utilizzare. Insomma, è incredibile. Fixeranno sicuramente, magari da qui a un mese è cambiato tutto, hanno patchato i giochi e funziona alla grande. Però è incredibile davvero come con AMD nulla sia scontato, porca miseria. Mentre per quanto riguarda il DLSS Frame Generation, in genere va tutto liscio, con i limiti della tecnologia in sé, ma quello l'abbiamo già detto, insomma ne ho già parlato con altri contenuti in modo approfondito. Con Nvidia Reflex aggiungo anche ben integrato nel gioco, che funziona e direi che rappresenta un altro plus. Quindi la 4060 è un prodotto migliore della Radeon RX 7600 e ci sta assolutamente che costi di più. Il punto però è sempre quello, che pure lei comunque ha il suo valore. Guardando su Amazon, la maggior parte delle custom sta a 330-340 euro e io non ce li spenderei mai quei soldi per una 4060, soprattutto se penso che a 400 euro, 410, c'è la RX 6800 liscia che fa un altro sport proprio, è molto più veloce e ha il doppio della memoria video. Così come vi dico che arrivati a questo punto la RX 7600 doveva costare meno, lo stesso vale per la 4060. È una scheda che valuterei francamente sotto le 300 euro. Ad ogni modo ne vedo una, questa Inno 3D, a circa 315-316. Ecco, anche se non è un affare, ripeto pure lei, a questa cifra, piuttosto che prendere la RX 7600 a 290 euro, trovo più sensato, preferisco insomma spenderne 316 per la 4060, perciò che vi ho appena detto, senza grossi dubbi, almeno io la vedo così. Per riassumere, è chiaro, basandomi sui prezzi che vedo in questo momento, se volete spendere relativamente poco, giocando però sempre bene a tutto in Full HD, andate sulla RX 6650 XT. Finché è disponibile, ribadisco, la sua disponibilità potrebbe saltare da un momento all'altro. Alla fine è una scheda che va ancora bene, in rasterizzazione è semplicemente poco più lenta della RTX 4060 e della 7600, inserita nella build con il Ryzen 5 5600, finite per pagare tutto circa 720-730 euro, 20 in più se decidete di prendere anche il dissipatore. Con quella di Intel il costo lievita un pochettino, altrimenti se volete valutare le altre due schede vi ho già detto tutto, insomma sapete cosa vi portate a casa. Io vi lascio giù le altre opzioni, poi vedete voi, e speriamo che questi prezzi calino un pochino, soprattutto parlando della RX 7600. Conoscendo AMD ho più fiducia in quella, anche perché lì effettivamente c'è margine per scendere. Se state guardando questo video un po' dopo la sua pubblicazione, che ne so, due mesi dopo, a parte che come ci sono news arriverà un aggiornamento, un contenuto, vi porto un contenuto aggiornato, ma comunque state guardando questo video un po' dopo, è possibilissimo che la 6650 XT non ci sia più, ma magari sono scese un po' di prezzo le altre. Ecco, sapete già tutto, insomma vi ho già detto quello che c'è da sapere. La 7600 non ha vantaggi rispetto alla RTX 4060 e quindi il vantaggio deve essere il costo minore, la dovete pagare meno, poi lì a seconda dei prezzi siete in grado insomma di valutare voi anche in base alle vostre preferenze un po' cosa fare. Ci sarebbe anche la Radeon RX 6600 liscia, che vedo ancora consigliata da molti, ma francamente invece io in questo momento non la trovo particolarmente interessante, perché sì, ci permette di spendere ancora meno rispetto alle soluzioni che abbiamo visto, dato che la si può trovare a 220-230 euro, ma è non poco più lenta. La RX 6650 XT, per dire, la supera di un abbondante 20%, è oltre il 20% più veloce, in media un 23% circa dai miei test. Quindi quei 40 euro in più che vi costa quest'ultima, la 6650 XT, direi che sono ben spesi, specie se state facendo una build
ex novo. Anche perché quel più 20% vi dà un po' più di respiro, specie con i titoli di ultima generazione, o meglio con quelli più impegnativi. Perché basta toccare un po' le impostazioni, dare una piccola aggiustata e riuscite comunque ad arrivare ai 60 fps, mentre sì, con la 6600 dovete fare qualche compromesso in più. E onestamente non tengo in grande considerazione nemmeno le Intel Arc. Vi dico due parole pure su di loro, visto che qualcuno di voi mi ha chiesto ultimamente cosa ne pensassi. Le ho ritestate in questi giorni, a parte che nel mentre, vabbè, sono usciti ancora dei nuovi driver che non dovrebbero però interessare i giochi che ho provato io. Ad ogni modo, quella che vedete è la media degli FPS dei 13 giochi che ho provato, tutti recenti, test fatti non con questo PC ma con la test bench, con il Ryzen 7 7800X3D, e possiamo dire che la Arca 750 ha prestazioni paragonabili a quelle della RX 6600 ed è più performante di circa il 9% rispetto all'ARC A580, che quindi sempre nel complesso si posiziona sotto alla Radeon RX 6600. E queste medie, quando si parla di Intel ARC, possono variare abbastanza a seconda del parco titoli che si prende in esame, è vero sempre in realtà, ma in particolare con queste schede che sono, diciamo, scostanti nel rendimento, nel senso che c'è il gioco dove possono andare anche sorprendentemente bene, così come c'è quello dove invece fanno letteralmente schifo. E per questo motivo, legato poi principalmente ad una questione di buona o cattiva ottimizzazione lato driver, eppure per qualche problemino che salta sempre fuori quando le vado a testare, non le reputo ancora affidabili delle scelte solide al pari della concorrenza. Magari in altri ambiti, anzi sicuramente, potranno risultare particolarmente interessanti per alcuni utenti, ma se si parla di gaming, specie per questo genere di PC dove chi lo acquista si presume non sia un utente particolarmente scafato, faccio ancora fatica a consigliarvele, senza contare poi che consumano un botto, tanto di più rispetto alle controparti pari fascia AMD o Nvidia, cioè per dire un Arc A580 che, come detto, mediamente è un po' più lenta della RX 6600, consuma quasi il doppio di quest'ultima, più di 200 watt contro i 120-130 della 6600, quindi le performance per watt sono di gran lunga inferiori. E poi altra cosa molto importante, sono schede praticamente inutilizzabili laddove il vostro sistema non supporta la Resizable Bar. Non è questo il caso, perché su questo PC la avete, però a proposito vi dovete ricordare di abilitarla. Anche aggiornando all'ultimo BIOS ho visto che di default è su off. Vabbè, ma ci vuole un attimo per attivarla. Vi ritrovate il toggle direttamente nella prima schermata del BIOS e a prescindere attivatela, perché è una buona cosa. Comunque, da tutti questi discorsi che vi ho fatto, forse ho anche esagerato, è uscito fuori un video un po' lungo, capite bene che, come avevo premesso, la fascia bassa in questo momento è un bel macello, e la verità è che per un motivo o per l'altro nessuna soluzione convince, o quantomeno mi convince al 100%. Poi, detto ciò, se l'obiettivo è spendere relativamente poco per giocare bene in Full HD su un monitor 24 pollici, questo PC lo raggiunge, e lo avete visto oltre che dai test pure dai vari gameplay che ho registrato. A proposito di monitor, vi lascio anche un paio di modelli giù in descrizione, e chiudo dicendo che si potrebbe pensare di utilizzare più o meno lo stesso PC, abbinandolo però ad una RX 6800 liscia, che è sempre disponibile, come detto, su Amazon a 410 euro, potendo a quel punto giocare bene in Quad HD. Quindi passate dal poter giocare bene in Full HD al poter giocare bene in 1440p. Ma anche lì ci sono un po' di considerazioni e valutazioni da fare, di cui parleremo magari in un altro contenuto, anzi ditemi se vi interesserebbe. Però per questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un bel commento, e come dico sempre, se vi va ci vediamo al prossimo.